piazze più belle di Napoli e del mondo che vi presento Luca Sepe. Ciao Luca. Imitatore, cantautore, cantante. In quale di questi vesti ti senti più a tuo agio e perché? Se tu le hai dette tutte vuol dire che forse mi considerano tutte queste cose, quindi non ce n'è una in particolare. Io sono un intrattenitore e alla fine cerco di far fruttare un pochettino tutte le sfaccettature del mio carattere artistico, quindi va bene le imitazioni, va bene il cantante, va bene il parodista, va bene la produzione. Come vedi siamo nel mio studio, perché qui finita la radio si lavora sempre a nuovi progetti, quindi non ce n'è una in particolare. Io sono uno e faccio tutto quello che provo, a fare tutto quello che dicono sappia fare. Quanto pensi contano i social per un conduttore radiofonico? Ma i social contano per tutti in questo momento, bisogna adeguarsi alle modalità di comunicazione. Personalmente io sono sempre stato molto attivo sui social, se lo sono attualmente. Io penso che Instagram sia quello che ti dà in questo momento la possibilità più diretta di comunicare in un attimo con il pubblico. E è importante sicuramente esserci, perché la gente, in virtù di come la società vive, vuole interessarsi a te, oltre che nel tuo lato artistico, anche nel privato. E io non ho mai nascosto nulla, quello che sono nella vita privata sono nella vita artistica, quindi perché non vivere, insomma. Certo, non sono proprio quello che vive col telefono in mano, ma sicuramente mi do molto anche nella mia vita extra lavorativa. Napoli, città d'arte, capitale della musica, diciamocela tutta, cioè, la nostra cucina è invidiata in tutto il mondo. Cosa manca ancora a questa città secondo te? Ma questa città non manca niente, manca un pizzico di buon senso in più da parte di chi la vive e chi la abita. Noi siamo l'eterna contraddizione per antonomasia, lo sappiamo, siamo stati dominati da popolazioni differenti che ci hanno lasciato ciascuna il proprio bagaglio, sia culturale che subculturale, ed è questo che la città viene da questo principio, resa la più grande città con i più forti controsensi e differenze e divergenze tra classi sociali. E ciò nonostante è anche la sua particolarità. Napoli o si ama o si odia. Chi tenta di cambiarla lo fa sicuramente perché ci sono alcuni aspetti che vanno migliorati e vanno, nell'ipotesi di vivere bene, vivere meglio, migliorati e cambiati. Chi invece tende a volere qualcosa di diverso e a fare paragoni con altre cose, anche dal punto di vista della cultura e del modo di agire, credo che faccia un errore. Quindi migliorare semplicemente quello che non può e non deve andare, ma lasciare la tradizione per quella che è. Dopo Pino Daniele? Dopo Pino Daniele il nulla, no, non sto scherzando. No, Pino Daniele è stato un maestro, un punto di riferimento per la musica, per la musicalità e anche per la cultura musicale. Credo che Napoli in questo momento viva un periodo che non va necessariamente associato al post Pino Daniele. Pino è stato un simbolo e che rimarrà sempre un evergreen, qualcosa che fa parte del quotidiano. Personalmente io lo amavo in una maniera sicuramente viscerale, e in ogni cosa che accade ogni giorno ritrovi sempre una frase di una canzone di Pino Daniele, soprattutto per chi come me viene dall'umiltà, dalla Napoli che sanguigna. Napoli, come diciamo prima, è tante cose. Dico che il dopo Pino Daniele musicale, attualmente c'è un piacevole ritorno al Napolitan Power. Noi siamo un punto di riferimento anche per la musica nazionale in questo momento, anche i grandi guardano a Napoli per ispirazione e per collaborazioni. Credo che sia un momento fervido e positivo, quindi va assolutamente vissuto e sicuramente va portato alla luce anche dai media, che prima magari non davano l'importanza dovuta alla musica e alla filosofia musicale napoletana. Come mai questa separazione da Manganiello e questa nuova avventura radiofonica da solo? Ma io penso che a volte le coppie scoppiano. Nel nostro caso noi abbiamo condiviso 11 anni meravigliosi di radio, grazie anche agli editori di Radio Kiss Kiss Napoli che hanno creduto in noi. Arriva un momento dove due individui separati per pensiero e ovviamente per carattere, per quanto siano sempre stati concordi, se cominciano ad avere delle visioni differenti della radio, che è quello che ci dà tutto sommato ogni giorno la massima visibilità, è giusto e opportuno, laddove sia possibile, poter salvare il salvabile, o meglio, ai fini di evitare di diventare pesanti e monotoni e ripetitivi per tutti, se ci sono idee che il singolo vuole portare avanti, gli editori ce ne hanno dato la possibilità e quindi tutti e due stiamo facendo questa nuova avventura. Lui al mattino dalle 6 alle 8 e subito dopo io dalle 8 alle 10. E al di là dei super aficionados, che ovviamente hanno risentito di questo colpo, è anche vero che credo che le persone siano comunque contente di poter avere un'ora in più, tutto sommato, dei soliti tappi.
Io ho lasciato la trasmissione con il medesimo nome perché la trasmissione è nata con me e mi fu affiancato Manganiello, che doveva essere la parte istituzionale. Con grande piacere è diventato qualcosa di più, perché non lo è mai stato un semplice speaker, è un bravo artista e sicuramente una persona che sa fare di più. Non necessariamente però devo essere io concorde con la sua modalità attuale di fare comicità radiofonica, e quindi ne abbiamo parlato e abbiamo trovato, credo, la soluzione consona e ottimale per tutti e due, ma anche e soprattutto per un pubblico che ogni giorno ci ascolta ormai da 11 anni e che, per quanto possa risentire di questa separazione, sicuramente l'ha accettata e sta ascoltando entrambi. Un grande saluto da Luca Sepe a Stars Web TV. Seguitela tutti, mi raccomando, perché ci sto pure io. E in bocca al lupo. Ciao.